Ben ritrovati al nostro appuntamento con l'informazione. C'è la cronaca in primo piano. Parliamo infatti dei dettagli dell'inchiesta attraverso la quale la Procura di Salerno ha chiuso il cerchio attorno ad un'associazione che è accusata di smerciare droga nel carcere di Forni, anche telefonini cellulari. Il tutto poteva contare anche sulla complicità di un agente di polizia penitenziaria. Si erano specializzati nell'introdurre droga e anche telefoni cellulari all'interno della casa circondariale di Salerno, le 16 persone fermate oggi in un'operazione che ha visto impegnati i militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Salerno, il nucleo investigativo centrale della Polizia Penitenziaria, con il supporto anche dei mezzi tecnici dello SCICO. Dopo l'operazione del febbraio 2021, 3 anni dopo, la Procura di Salerno chiude il cerchio attorno ad un altro gruppo che si era organizzato per attività illecite all'interno del carcere di Forni. Oggi è stata data esecuzione all'applicazione di misure cautelari in carcere per 9 persone, ai domiciliari per altre 7, al termine di un'inchiesta condotta dalla Procura di Salerno guidata da Giuseppe Borrelli, che riguarda complessivamente 31 persone. Agli indagati vengono contestati a vario titolo, oltre al traffico di droghe e di telefoni cellulari, anche alcuni episodi corruttivi, la vendita di un'arma modificata, nonché il riciclaggio di illeciti proventi attraverso l'acquisto di attività commerciali, come un centro estetico a Bellizzi e auto di grossa cilindrata. Tra i destinatari dei provvedimenti dell'inchiesta odierna anche l'agente penitenziario Francesco Giuliano e la compagna Anna Maria Russo, già arrestati lo scorso 21 dicembre. Si tratta infatti dell'agente di polizia penitenziaria che fu fermato dopo essersi dato alla fuga dal carcere di Salerno, dove era stato scoperto mentre introduceva sostanze stupefacenti. Al centro dell'associazione, però, secondo l'ipotesi accusatoria allo stato confermata dal giudice per le indagini preliminari, c'è Guglielmo Di Martino, un detenuto considerato vicino al clan De Feo di Bellizzi, che nel periodo compreso tra agosto 2022 e febbraio 2023 avrebbe promosso un'associazione per delinquere tra carcerati e persone che si trovavano all'esterno, ognuno con un compito ben delineato. Alcuni si occupavano di reperire la droga, altri dispositivi cellulari e le SIM, altri ancora avevano i rapporti con i familiari dei detenuti per il prelievo dei contanti, che poi venivano restituiti all'associazione che in parte la utilizzava per comprare altra droga, in alcuni casi per investimenti, come per il centro estetico finito sotto sequestro. Nell'inchiesta è emersa anche una spedizione punitiva nei confronti di un soggetto che non si attendeva alle direttive impartite dall'associazione e la vendita di un'arma modificata. L'associazione poteva contare anche su una rete operativa all'esterno in grado di controllare le piazze di spaccio nei comuni di Bellizzi, Montecorvino, Pugliano e Battipaglia, Eboli. In base all'inchiesta, il gruppo è stato in grado di movimentare quantitativi di droga per un valore superiore ai 50.000 euro. Il fiorente spaccio monitorato all'interno dell'istituto carcerario era favorito anche dai detenuti che, approfittando della libertà di movimento legata al loro impiego in alcune attività all'interno del carcere, per conto di associazioni, si adoperavano per trasportare droga nelle varie sezioni, riuscendo a evitare i controlli ed in cambio ottenendo piccole dosi per uso personale. I provvedimenti di arresti riguardano, oltre che il comune di Salerno, Bellizzi, Angri, Eboli, Ariano Irpino, Montecorvino Rovella, Montecorvino Pugliano, Santa Maria Capua Vetere, Lecce e Forlì. Ed ora andiamo ad Agropoli, dove questa mattina si è svolto il funerale di Vincenzo Carnelutti, l'uomo trovato morto insieme alla moglie Annalisa Rizzo in una tragedia che si è consumata al secondo piano dell'abitazione in via Donizetti ad Agropoli e per la quale si indaga ancora con l'ipotesi di omicidio-suicidio. Ultimo saluto questa mattina nella chiesa Santa Maria delle Grazie ad Agropoli per Vincenzo Carnicelli, il 63enne trovato privo di vita lunedì mattina nell'appartamento in via Doninsetti a fianco al corpo della moglie. Domani alle 15, nella stessa chiesa, si terranno i funerali di Anna Maria Rizzo. Toccanti le parole di Don Bruno Lancuba, arrivate in chiesa anche alla figlia tredicenne della coppia, accompagnata, sostenuta e protetta dai familiari e dagli amici di classe.
Noi dobbiamo affidare alla misericordia di Dio le persone defunte, dobbiamo affidare all'amore di Dio i viventi, esprimendo la nostra umana e cristiana vicinanza e solidarietà, perché sono famiglie che soffrono, sono famiglie, immaginiamoci una comunità scossa, le famiglie come devono essere ancora di più provate da questa vicenda, per cui dobbiamo far sentire che siamo vicini, che la comunità è con loro. Affiderò Vincenzo al Signore, perché il Signore conosce la mente, i cuori, le situazioni, ed è Lui che, come dire, è il più affidabile in questo. Quindi affidiamo alla Sua misericordia, però vogliamo affidare anche all'amore del Signore, come dire, le persone, a partire dalla figlia, che le voleva bene, a cui lei voleva bene, quindi che le vuole bene e che a cui lei vuole bene, e quindi sicuramente è qui presente. Ha bisogno del bene, dell'affetto, della comprensione, non solo dei familiari, ma di tutta la comunità. In chiesa anche il sindaco Roberto Mutalipassi, con amministratori cittadini e tanti amici e conoscenti di Vincenzo. Quindi vi conoscete da tanti anni. Sono quasi 25 anni che conosco a tutti e due. È una tragedia che non doveva capitare, non a uno e non a altro. Purtroppo siamo tutti mareggiati con questo paese, che lo conoscevo tutti. E mi dispiace tanto per le due famiglie. Che ricordo ha di Vincenzo e di Annalisa insieme? Erano una brava coppia. Poi erano tutti e due educati, bravi. Qui per l'ultimo saluto a Vincenzo. È il frutto di una tragedia immane che comunque ha colpito una famiglia ed una società che è rimasta incredula. Scendere nel dettaglio non saprei, perché in queste circostanze non è facile addebitare la colpa all'uno o all'altro. C'è una speranza che venga fuori una verità che possa soddisfare ambedue le famiglie, che secondo me sono chiamate ad impegnarsi per rendere un futuro meno tragico e meno triste alla piccoletta che è rimasta. Per me ci siamo cresciuti assieme. Purtroppo. Che ricordo ha? Chi era Vincenzo? È un bravo ragazzo, nell'età mia più, stavamo insieme, giocavamo sempre insieme. Quando ha saputo la notizia cosa ha pensato? Una brutta cosa. Purtroppo. Tra le altre testimonianze raccolte dalla collega Carmela Santi, anche quella legale della famiglia di Annalisa Rizzo e anche lo zio, ascoltiamo. Sì, con le dovute cautele posso affermare che una prima ricostruzione noi l'abbiamo ipotizzata. È ovvio che siamo in una fase preliminare delle indagini, con un fascicolo penale aperto anche contro ignoti, per cui dobbiamo ovviamente valutare il tutto con le precauzioni del caso. Quello che posso affermare all'esito di quello che è stato l'esame autoptico è che sicuramente i due corpi erano attinti da alcuni fendenti, però il corpo di Annalisa ha ricevuto 10 fendenti, di cui alcuni per autodifesa, quindi questo vuol dire che è stata ovviamente vittima di una violenza eterodiretta, mentre l'altro corpo plausibilmente potrebbe essere stato attinto da una violenza autodiretta. Questa è una ricostruzione. Quindi si fa strada l'ipotesi dell'omicidio, suicidio, cioè Vincenzo avrebbe ucciso la moglie e poi naturalmente sarebbe a sua volta deceduto. Questa è l'ipotesi su cui si sta lavorando. Questa al momento è l'ipotesi più plausibile del caso.
Poi ci saranno ulteriori esami, perché noi stiamo parlando di un esame autoptico non ancora ufficializzato, non abbiamo ancora una perizia, abbiamo soltanto alcune osservazioni e non definitive, tant'è vero che mancano ancora gli esami tossicologici, mancano alcuni esami poi ovviamente su prelievi che sono stati fatti sui corpi, e poi manca tutta l'altra parte dell'indagine che riguarda il sopralluogo, l'esame dei reperti e quindi l'esame dell'appartamento in cui è avvenuto il teatro del delitto. Ha parlato lei con la figlia di Annalisa e Vincenzo? Io ho avuto modo di vedere la figlia solo per un attimo quando è stata convocata in procura, e tra l'altro assistita dagli assistenti sociali, e la figlia che vive veramente una tragedia immane, una tragedia inimmaginabile. E però sul contenuto poi delle dichiarazioni non posso assolutamente riferire, c'è un segreto istruttorio e ovviamente voglio dire non c'è il completo riserbo in merito. Come state vivendo questo momento? È sicuramente un momento da incubo che si sente per televisione, però toccandolo con mano è tutt'altra cosa, già solo a sentirlo è un incubo, poi viverlo in prima persona è un qualcosa di indescrivibile. Quando lunedì è stato informato di quanto era appena successo all'interno della casa di Annalisa e Vincenzo, qual è stato il suo primo pensiero? Ma non pensavo a una cosa così estrema, che c'era un problema l'ho capito subito, perché mia sorella mi ha avvisato della cosa appena è venuta a conoscenza, però mai immaginando potesse essere di tali dimensioni. C'è la preoccupazione prima per quello che si viveva all'interno del nucleo familiare? Ma sinceramente dico no, perché io non ero a conoscenza, diciamo, era un qualcosa che vivevano loro cercando di tenerlo per loro in famiglia senza, perché quindi io non ero a conoscenza della cosa, pensavo niente di particolare, questo è tutto. Chi era Annalisa? Annalisa era... È una donna molto forte, carattere che riusciva a imporsi, ad arrivare dove lei voleva, quindi non si fermava davanti a nulla, molto determinata. Poi non c'è bisogno che io dica null'altro, perché tutti la conoscevano, tutti sapevano chi fosse e come. Il vostro unico pensiero ora è per... la piccola, la tredicenne, la figlia di Annalisa e Vincenzo. Sicuramente, anche perché diciamo mia sorella e mio cognato dovrebbero starle vicino, è la loro missione, perché chiaramente vivono un momento che non dimenticheranno mai, mia sorella e il marito, però lo scopo oramai sarà quello di stare vicino alla nipote, perché non ha più nessuno, per cui devono essere forti, ma non poco, tantissimo. Tanto dolore, però volete sapere che cosa realmente accade? Vabbè, capire penso che sia a tutti i livelli e per tutti capire che cosa è accaduto, ma anche se alla fine poi non è che cambi chissà che cosa, perché purtroppo nessuno ci si darà quello che si è perso, per cui sì, capire, ma purtroppo poi alla fine non cambierà nulla. Bene, lasciamo la cronaca, parliamo adesso di autonomia differenziata. Il presidente della regione Campania non molla la presa e va giù diritto, presentando in una conferenza stampa che si è svolta questa mattina una serie di iniziative per contrastare il progetto. Sentiamo. Le regioni del nord non possono fare contratti integrativi né per la sanità né per la scuola. Lo chiede con forza il presidente della regione Campania, Vincenzo De Luca, preoccupato da possibili fughe dal sud verso il nord. Così si rompe l'unità d'Italia, ha detto il governatore in una conferenza stampa nel corso della quale oggi ha illustrato le iniziative attraverso le quali vuole attuare quello che ha definito un controrisorgimento. Il presidente della regione Campania, Vincenzo De Luca, ha criticato ancora una
prima volta il progetto di autonomia differenziata del governo Meloni e ha lanciato una campagna di mobilitazione. Siamo già di fronte nei fatti alla secessione, dice De Luca leggendo l'articolo 9 del nuovo testo di legge. Io credo che dobbiamo fare innanzitutto un'operazione verità, come ho detto, perché stanno mettendo in circolazione dati falsi per giustificare questa operazione di nuovo divario fra nord e sud. Dati falsi. Operazione verità, cioè dobbiamo dire che ogni cittadino del sud riceve come spesa pubblica 5.000 euro in meno rispetto a un cittadino del nord. Che per quanto riguarda i posti letto, la Campania ne ha, credo, un quarto rispetto alla Lombardia, che per quanto riguarda i dipendenti della sanità, ogni 1.000 abitanti, noi abbiamo quasi la metà dei dipendenti dell'Emilia Romagna e della Lombardia. Allora un'operazione verità, perché quest'idea che abbiamo il sud di parassiti che non spendono e il nord virtuoso è una grande frottola che dobbiamo smontare con i dati di fatto, i dati di merito. E dobbiamo dunque dire che noi siamo i più interessati ad una battaglia per l'efficienza e per la burocrazia zero. Questa legge è una legge truffa, perché quando si dice noi dobbiamo definire i livelli essenziali delle prestazioni uguali per tutti i cittadini italiani e poi si dice i LEP vengono fissati definiti fra 2 anni, ci stiamo prendendo in giro. Quando si dice questa operazione avviene senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, ci stanno prendendo in giro, è una legge truffa e dobbiamo combattere. Allora, noi proponiamo cose da fare subito, già con questa legge che viene approvata. Decidere che le regioni del nord non possono fare contratti integrativi regionali, né per la sanità né per la scuola. È chiaro il pericolo che corriamo. Se una regione ricca fa un contratto integrativo regionale e dà 2.000 euro in più a un medico o a un infermiere, noi avremo la fuga di medici e di personale sanitario dal sud al nord. E se fanno la stessa operazione per il personale scolastico, avremo un'altra fuga dal sud al nord e avremo rotto l'unità d'Italia, soprattutto se tocchiamo l'unitarietà del sistema scolastico nazionale. Allora, noi faremo delle iniziative in queste settimane. Faremo iniziative con gli amministratori per lo sblocco del Fondo Sviluppo e Coesione, che sta mettendo in grandissima difficoltà il Mezzogiorno d'Italia. Poi faremo le iniziative con il mondo della cultura, con il mondo delle imprese. Un anno e mezzo di ritardo significa che i cantieri partono fra 3 anni. Questo è bene che lo sappiano anche gli imprenditori, il mondo del lavoro. E poi faremo anche un'iniziativa sul tema della sburocratizzazione di questo paese. È una cosa che si può fare senza toccare la Costituzione. Torniamo ora a Salerno per parlare dell'opera di rifacimento e di difesa della costa sud. Anche il sindaco questa mattina ha confermato al nostro microfono l'avvio dei lavori di difesa per il comune capoluogo. Si tratta di un secondo tratto di costa dopo quello già realizzato negli anni precedenti. Con 2 mezzi navali all'opera nel tratto del lungomare di Torrione sono iniziate le prime attività in mare che di fatto hanno dato il via ai lavori di rifacimento e messa in sicurezza di un altro tratto del litorale di Salerno, nel tratto compreso tra il polo nautico e la foce del fiume Irno. Un intervento che di fatto vede il comune di Salerno, con il sostegno della regione Campania, proseguire nel programma di riqualificazione ambientale della costa, tanto con opere a mare quanto con il rifacimento dell'arenile. È un intervento complesso che sarà eseguito, come quello del primo lotto, con grande attenzione alla sostenibilità ambientale dopo un attento studio delle condizioni meteo marine per conseguire una maggiore protezione contro le mareggiate, nonché per ottenere un cospicuo aumento delle spiagge per la fruizione balneare. Il progetto, come ha confermato questa mattina il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli, sarà realizzato in modo da consentire comunque la balneazione e la fruizione degli arenili nel periodo estivo. I lavori sono partiti. Già da tempo era stato impiantato il cantiere, a voi non sarà sfuggito. Sono partiti da lavori, stanno facendo delle prove, corotaggi e quant'altro, sono gli atti presupposti per passare poi al rifacimento vero e proprio, e credo che andrà avanti con una celerità rispettando i tempi, ce lo auguriamo tutti. Che tempi si prevedono? Sarà garantita la stagione balneare in quel tratto? Quella sicuramente, perché si fa anche
in modo di coesistenza. Non dico i tempi perché si dice non si dice per scaramanzia, perché pare che obiettivamente in Italia ci sia questa difficoltà che nasce da procedure farraginose, ma credo che qui insomma le cose andranno sicuramente bene. Un recupero importante per il litorale salernitano, si va avanti con un'opera che si spingerà verso il centro, il Santa Teresa. Sì, sì, un altro pezzo importante fino a poi collegarsi con l'ultimo lotto all'arenile di Santa Teresa che rivedrà un suo restyling fra qualche mese. Ed intanto si è verificato un incidente stradale a Salerno all'uscita della tangenziale di Pastena. Un'auto ha perso il controllo ed è finita nella rotatoria che si trova al centro e che ospita delle palme. L'incidente per fortuna non ha avuto grosse conseguenze se non quelle di causare una serie di rallentamenti a causa delle auto coinvolte, della curiosità appunto degli automobilisti che si fermavano e rallentavano la propria circolazione per poter guardare cosa fosse successo. Ma a proposito di difesa della costa, anche in Costiera Amalfitana c'è un comune interessato da un importante progetto che fonda su una convenzione siglata con la Regione Campania. Parliamo di Atrani e del suo scoglio a Pizzo. Mettere in sicurezza l'area dello scoglio a Pizzo di Atrani, una delle curve più iconiche della Costiera Amalfitana. Sarà questo l'obiettivo del progetto di realizzazione di opere marine a difesa del centro abitato di Atrani, inserita nella bozza di convenzione tra il Comune della Costiera Amalfitana e la Regione Campania, per un importo complessivo di oltre 3 milioni e mezzo di euro. Proprio le continue sollecitazioni a cui è sottoposta l'arcata con le onde del mare che arrivano dal basso, il peso a volte schiacciante a cui viene sottoposta dal traffico quotidiano che la attraversa sulla strada statale 163, impongono che il progetto di messa in sicurezza venga realizzato non solo nel più breve tempo possibile, ma anche in maniera completa e funzionale alla mitigazione dei rischi. L'amministrazione comunale di Atrani ha ottenuto la rideterminazione del finanziamento ed il via libera per poter finalmente intervenire sul mare a potenziamento della scogliera Flangifrutti, per cui è già pronto il progetto preliminare. Si tratta di una serie di interventi considerati urgenti già dopo l'alluvione del 2010 che mise a nudo la fragilità del territorio di Atrani. Siamo decisi ad estendere gli interventi anche al lato ovest, abbiamo stimato in 5 milioni e mezzo di euro la cifra che ci consentirebbe di mettere in sicurezza tutto il fronte del mare, ha dichiarato il vice sindaco di Atrani Michele Siravo. Siamo certi che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti è d'accordo con noi sulla necessità e l'urgenza di mettere in sicurezza il fronte del mare di Atrani e consolidare un tratto fondamentale della strada statale 163 che, ricordiamo, è l'unica arteria di collegamento tra i comuni della Costiera Amalfitana. Quanto si sta determinando all'interno del pronto soccorso dell'azienda ospedaliera Ruggi di Salerno necessita di un intervento straordinario? A chiederlo è il segretario generale della CGIL Funzione Pubblica Antonio Capezzuto. Risolta evidente che lo stazionamento dei pazienti per più giorni in attesa di ricovero e il numero degli stessi sono in palese contrasto ad ogni normativa di sicurezza negli ambienti di lavoro, nonché sono un serio pericolo per la buona riuscita degli interventi. Allo stesso tempo è evidente che ad oggi non risultano essere avvenuti cambiamenti di natura strutturale. Capezzuto elenca anche una serie di questioni sulle quali aprire una riflessione. L'attivazione di una lungo degenza, tenuto conto del fatto che molti pazienti in stazionamento sono anziani con patologie cronache, definizione di un numero preordinato di posti letto di area medica, chirurgica, quotidianamente a disposizione del pronto soccorso, la pianificazione di un numero di dimissioni medio pari al bisogno quotidiano del pronto soccorso, la definizione di percorsi ambulatoriali post pronto soccorso, l'istituzione della stanza area di ricovero admission room nell'ospedale dedicata ai pazienti in attesa di ricovero e così con tutta un'altra serie di richieste, ma per arrivare a questi obiettivi, aggiunge Capezzuto, potrebbero essere anche necessarie nuove figure gestionali e un nucleo aziendale che si dedichi all'analisi, alla gestione, alla programmazione dei ricoveri.
A Salerno questa mattina, in una cerimonia che si è svolta al Comune di Salerno, si è celebrato il giorno della memoria. Sono 26 le medaglie che sono state consegnate dal prefetto di Salerno a parenti di persone finite nei lager nazisti. Anticipato di 2 giorni rispetto alla data dell'abbattimento dei cancelli del campo di Auschwitz, che avvenne alle ore 11.59 del 27 gennaio del 1945, si è svolta stamani nel Salone dei Marmi di Palazzo di Città a Salerno il giorno della memoria, istituito dalla legge numero 211 del 2000. Per la circostanza, la prefettura di Salerno ha organizzato una manifestazione con un'ampia partecipazione di studenti, a cui si è pensato di affidare il ruolo di testimoni della memoria degli istituti di istruzione secondaria di Salerno, oltre a quella dei rappresentanti delle istituzioni. Per non dimenticare l'Olocausto, il giorno della memoria commemora tutti coloro che sono stati vittima delle leggi razziali, tra cui gli italiani che hanno subito la deportazione, la prigionia, la morte e quanti, anche in campi e schieramenti diversi, si sono opposti al progetto di sterminio e al rischio della propria vita hanno protetto i perseguitati. È stato il prefetto di Salerno Francesco Esposito a consegnare questa mattina le medaglie d'onore conferite dal Presidente della Repubblica a 26 familiari ed eredi di cittadini della provincia di Salerno deportati ed internati nei lager nazisti, accompagnati dai sindaci dei rispettivi comuni di residenza degli insigniti. Un momento comune di riflessione con gli studenti alla presenza del sindaco di Salerno Vincenzo Napoli, della direttrice dell'Archivio di Stato Fortunata Manzi e Pina Basile, presidente della società Dante Alighieri, per conservare nel futuro la memoria di un tragico ed oscuro periodo della storia del nostro paese in Europa, affinché simili eventi non possano mai più accadere. Abbiamo scelto insieme con il Comune, le altre istituzioni, la scuola, di coinvolgere i ragazzi proprio perché crediamo che la memoria sia un momento importante della nostra vita istituzionale e sociale. La memoria è certamente un fondamento della Repubblica, la Repubblica che naturalmente si basa sui principi di libertà, eguaglianza, rispetto della dignità umana. Sono tutti principi che purtroppo furono calpestati in quegli anni nei quali veramente l'umanità sprofondò nel buio della ragione, larga parte del mondo, attraverso totalitarismi che condizionarono proprio l'esercizio di questi diritti di libertà. Mi piace ricordare una frase di Primo Levi che dice che l'Olocausto è una pagina del libro dell'umanità, una pagina orribile del libro dell'umanità dalla quale non bisognerebbe mai togliere il segnalibro della memoria. Ed è proprio questo, il rischio qual è? Il rischio è che man mano che noi perdiamo i testimoni diretti di quelle giornate, di quegli anni, di quelle vicende orribili, si possa procedere anno dopo anno con un rituale stanco, ripetitivo, vuoto della memoria. In realtà la memoria deve essere un sentimento civile, forte, appassionato, che porta da un lato ad affermare i principi di libertà, l'eguaglianza, la fraternità, la libertà stessa, e dall'altro lato a rifiutare ogni forma di violenza, di odio, di discriminazione razziale, che sono chiaramente alla base del male che in quegli anni purtroppo alcuni uomini fecero contro l'umanità, con un paradosso che è quello che l'uomo stesso violò fino in fondo la dignità dell'umanità. È il colore viola che nasce dall'unione del blu come senso di profondità e del rosso concretezza, che ben identificano la gentilezza a caratterizzare proprio la panchina della gentilezza realizzata dall'artista Ida Mainenti, inaugurata questa mattina in via Torrione a Salerno. A volere la panchina, l'Inner Wheel, la più grande organizzazione femminile di service al mondo. Ed ora spazio alla nostra rubrica dedicata a segnalarvi alcuni appuntamenti. Facetto, ma non farsi illusioni. Al Cinema Teatro San Demetrio di Via Dalmazia a Salerno quest'oggi è in programma il film Povere Creature. 2 gli spettacoli alle ore 17 e alle 20:30. Per info e prenotazioni 089 22 04 89 www.cineteatrosandemetrio.it. Ingresso intero 7 euro, ridotto 5 euro. Il giovedì non festivo, ingresso unico 5 euro.
Al centro commerciale Le Cotoniere di Salerno è tempo di saldi. Dal 5 gennaio tanti sconti ed offerte straordinarie. I saldi sono iniziati in tutte le attività commerciali ospitate in via De Greci a Fratte. Tanto shopping con offerte imbattibili su una ricca varietà di prodotti, dove non mancano anche super saldi. Centro commerciale Le Cotoniere in via De Greci a Fratte. Andiamo, ti divertirai, te lo prometto. E ora, come sempre, spazio alle previsioni del tempo e poi ci ritroviamo con lo sport. In collaborazione con De Filippis Pneumatici, centro driver Pirelli. Vendita e assistenza pneumatici per auto, moto, scooter, trasporto leggero e agricoltura. Da 70 anni, leader a Salerno. Ci trovate in via delle Calabrie 93 e in via Ricci 23. 2000 metri quadri di servizi ad alta tecnologia, equilibratura e convergenza laser, assetto ruote con nuova tecnologia 3D. Vasta scelta di cerchi in lega. Esclusivista a Salerno di tutti i marchi moto. Concessionario ufficiale Pirelli, Metzeler, Bridgestone, Firestone, Cyberling, Dunlop, Goodyear, Yokohama, Michelin e tanti altri. Da noi troverete scelta, cortesia e affidabilità. De Filippis Pneumatici, il passato, il presente, il futuro. Previsioni per domani. Al mattino, sulle coste, cielo nuvoloso con solo qualche breve schiarita. In montagna, bel tempo con cieli sereni. Nel pomeriggio, sulle coste, parzialmente nuvoloso con schiarite prevalenti. In montagna, bel tempo con cieli quasi sereni. Previsioni del tempo, fornite da 3B Meteo. E allora subito spazio allo sport. Tra mercato e campo scorre un'altra settimana in casa granata. La Salernitana si prepara alla gara con la Roma, ma Inzaghi non può al momento far leva su buone notizie né dal fronte degli infortunati né da quello dei nuovi arrivi. Il tecnico granata dovrà di necessità virtù per tentare di dare il via alla rimonta salvezza già contro i giallorossi. La Salernitana ha una partita importantissima davanti a sé e deve affrontarla con una rosa ancora decimata. Inzaghi spera ancora in buone notizie dagli infermieri e dal mercato, ma su quest'ultimo fronte il DG Sabatini avrà pure avuto tutti gli strumenti per operare dal presidente Rivolino, ma deve comunque attendere il via libera di quest'ultimo per dare impulso a quelle trattative con cui si potrebbe provare a dare un volto diverso e più competitivo alla squadra. Insomma, c'è una situazione di attesa che si spera possa essere preludio a sviluppi importanti e significativi. Sul fronte squadra, Inzaghi sa che dovrà rinunciare ancora a Pirola, stiratosi dopo un minuto di gioco a Verona, dopo essersi infortunato già nella precedente gara col Milan, ma potrebbe ritrovare Castanos dal primo minuto. Il cipriota fu l'altro infortunato della vittoriosa trasferta di fine anno al Bentegodi di Verona, dopo la quale dalla società ci sarebbe aspettato, parallelamente alla cessione di Mazzocchi al Napoli, qualcosa in più in entrata. Oggi doppia seduta al Merirosi, poi Inzaghi andrà verso il momento delle scelte che dovranno tener conto delle condizioni di Fazio e Dia, che al momento sono in forte dubbio, e sperare in qualche novità dal mercato, dove Sabatini deve incastrare i pezzi del puzzle. Ad un'uscita può corrispondere un'entrata. Lovato al Toro, la mossa annunciata per favorire l'arrivo di Boateng. Poi bisognerà sciogliere il nodo di A per avere un quadro più chiaro dei margini di manovra in attacco. Occhio agli esterni, Brecalo non andrà più alla Dinamo Zagabria e potrebbe essere un nome buono per la Salernitana, così come Caramo del Torino. Il club granata e la Fiorentina avrebbero provato a riaprire il dialogo per uno scambio di prestiti tra Dia, cercato anche dallo Spartak Mosca, e Nzola, ma quest'ultimo non avrebbe mostrato gradimento per la destinazione. Un centravanti servirebbe alla Salernitana per rinforzare la struttura della squadra, una punta capace di fare da calamita e boa, farebbe respirare anche la difesa e renderebbe più agevole la manovra. Lo sa bene Inzaghi, che ha cercato di rilanciare Simi, avendo ben intuito che quei mesi non fosse pronto per recitare un ruolo da protagonista. E per la gara con la Roma il tecnico starebbe pensando anche ad altre soluzioni per l'attacco, magari dando meno riferimenti alla squadra di De Rossi, con un calciatore di movimento e più assaltatori capaci di arrivare in area partendo dalla linea mediana. Inzaghi, che pure qualche errore anche nella gestione delle partite l'ha commesso, le tenta tutte ed aspetta buone nuove dagli Irvolini e Sabatini sul fronte mercato. Con 17 gare da giocare, infatti, c'è ancora uno spiraglio in cui infilarsi per tornare a sperare nella salvezza, ma serve un intervento convinto e deciso sul mercato.
Ieri la Roma, avversaria lunedì sera della Salernitana allo Stadio Arechi, ha vinto l'amichevole contro l'Al Shabab. Nella trasferta araba di metà settimana la squadra giallorossa è andata in gol con Costa e Lukaku, De Rossi ha risparmiato Dybala. Era stata organizzata a condizione che ci fosse José Mourinho, ma in Arabia Saudita la Roma è andata con Daniele De Rossi in panchina per la gara amichevole con l'Al-Shabaab, società saudita che ha ospitato i giallorossi, omaggiandoli con un lauto ingaggio come regalo di benvenuto. Strano ma possibile nel calcio attuale che un club organizzi una trasferta molto più che di routine per un test amichevole a scopo promozionale, se così si vuol dire, in mezzo ad una settimana tipo di lavoro. La Roma infatti sabato scorso aveva battuto in casa il Verona, soffrendo nella ripresa dopo aver convinto nel primo tempo, e lunedì prossimo sarà ospite della Salernitana. Fra due impegni con squadre in lotta per la salvezza, ecco la gara in Arabia, vinta per 2-1, in gol del giovane brasiliano João Costa, portato alla Roma da De Santis e lo Schiavo, e Lukaku, dopo il pari del suo connazionale Carrasco, ex stella dell'Atletico Madrid, che in carriera ha avuto anche un'esperienza in Cina. Partita degli alti contenuti agonistici, visto che i padroni di casa l'hanno interpretata con impegno e serietà e con la voglia di regalare una vittoria di lusso ai propri tifosi. De Rossi ha risparmiato Mancini e Dybala, mentre impiegato nella ripresa Lukaku. Nel primo tempo, al centro dell'attacco, ha giocato Belotti. Nella ripresa spazio anche a Pellegrini e Bove tra i big. Soddisfatto del test il tecnico giallorosso, quel Daniele Rossi che da sempre è un pupillo di Walter Sabatini. I due si ritroveranno lunedì prossimo all'Arechi. Stiamo bene, lavoriamo bene, ovviamente questa amichevole infrasettimanale ha un po' scombussolato i piani, ma lo sapevamo già da tempo, quindi diciamo che abbiamo perso un pochino del nostro programma di lavoro, però abbiamo acquisito conoscenza di noi, siamo stati un po' insieme in ritiro, che non fa mai male, abbiamo passato una nuova esperienza, quindi sono contento di questo. Sì, avrei voluto farne giocare anche di più, però appunto il fatto del viaggio ci condizionava. Ieri abbiamo fatto allenamento, ma domani, dopo 12 ore di volo praticamente tra andata e ritorno, non possiamo fare praticamente niente, quindi saremmo stati fermi oggi quelli che non giocavano e fermi domani, quindi almeno una mezz'oretta ai nostri giocatori ho dovuto fargliela fare, però insomma abbiamo buttato dentro qualche ragazzo che si è tolto qualche soddisfazione e hanno fatto anche vedere che sono allenati benissimo giù in primavera. È piacevole, purtroppo è corta, un paese che è lontano, sono 6 ore di volo e non hai mai tempo per visitarlo quanto vorresti, come succede spesso quando vai in trasferta. È un paese, soprattutto a livello calcistico, in grande evoluzione, quindi siamo tutti un po' curiosi di vedere quello che sta succedendo e magari più avanti avremo occasione di visitarlo con più calma. Insomma, la gente qui è malata di calcio, malata di Roma, i tifosi della Roma, con i tatuaggi della Roma abbiamo trovato. Quindi è una piacevole sorpresa e poi sicuramente loro con il calcio stanno facendo gli investimenti pazzeschi e lo vediamo, lo sappiamo tutti, insomma, quindi magari fra qualche anno torneremo e troveremo strutture ancora più all'avanguardia, ma è una bella esperienza, un bel posto. Ed ora una notizia che riguarda la palla a mano, perché torna a casa Giulia Fabbo, il terzino salernitano, indosserà ancora la maglia della Yomi Salerno, la società che l'ha vista crescere. Dopo 4 stagioni trascorse in Francia, il ritorno alla Yomi segna una nuova fase della carriera della ventenne. Pronta dunque a ripartire da Salerno, Giulia Fabbo ha tante motivazioni per la ripresa con addosso la maglia che l'ha vista crescere. Alla Palumbo il terzino ha già iniziato gli allenamenti, all'orizzonte per la squadra salernitana c'è la trasferta a Padova. E ora una notizia che riguarda invece il volley. Per la prima volta nella sua storia la Salerno Giscard parteciperà alla Final Four di Coppa Campania. Sabato pomeriggio, con fischio d'inizio alle 19 alla Palestra Senatore, le salernitane sfideranno in semifinale Elisa Volley Pomigliano, seconda classificata nel girone A. La finale è in programma sabato 3 febbraio, con sede ancora da stabilire. Ed è tutto, termina qui il nostro appuntamento con l'informazione. Grazie per essere stati con noi, arrivederci. Vuoi rivedere questo programma? Visita il nostro sito tvoggisalerno.it e clicca su TV Oggi On Demand.